E dunque, prima partita del campionato del mondo, Brasile-Croazia finisce 3-1. Un breve commento sulla stata la partita inaugurale che ha visto appunto come conseguenza la squadra di casa debuttare. Ha segnato due gol quello che è il calciatore, cioè Neymar del Brasile, favorito per la vittoria ai titoli cannonieri, il miglior marcatore di questo mondiale, e ha segnato tuttavia dopo che il Marcelo con autorete aveva portato in vantaggio la Croazia, disposta bene in campo, fisicamente sembra a posto, poi dopo anche grazie, qui parecchio volente, grazie a un rigore molto dubbio dato contro la Croazia a favore del Brasile, che ha fatto scatenare molte polemiche anche la rabbia del giocatore della Croazia, che ha protestato forte. Là c'è stato il pareggio del Brasile, poi il Brasile è venuto fuori con un altro gol di Neymar, peraltro di Oscar. E che dire, il Brasile metteva la storia, però già si intuiscono due o tre cose. La prima cosa è che se il Brasile, insomma, il Brasile deve andare avanti, deve, tra virgolette, secondo il mio punto di vista, e poi mi auguro che non debba anche vincere la cosa, perché questo era il mio dubbio prima del mondiale, lo dichiaravo già esattamente il giorno spazio oggi. Spero che non faccia un minuto per far vincere il Brasile, che potrebbe non aver bisogno, insomma, di specialità, però il calcio deve essere ogni condizionamento. E già da questa prima partita si vede qualcosa, insomma, se facciamo. L'altra cosa è che il Brasile è una squadra non trascendentale, una squadra che potrebbe appunto vincere mondiale, però non stravince, questo è il mio punto di vista, non è certo il Brasile del 82, ma è il Brasile del fenomeno Ronaldo, non è il Brasile del passato, ma però per esempio gioca in casa, è una squadra che gioca in campo di come Neymar, possono risolvere la partita, e Neymar è un calciatore forte tecnicamente, prevedibile, ma è anche un calciatore che a volte va in pausa dietro i calciatori che lo aiutano. Hernanes ha debuttato, giocatore dell'Inter Lazio, ha debuttato dopo nel secondo tempo, e ho visto bene anche il ricciolo Andrew Lewis, molto forte, sicuramente insomma anche da lontano a Marseille, questa chioma caratteristica. Altri aspetti della partita non mi sembrano che ci siano, quindi diciamo che non c'è stato nessun espulso, sono stati ammonire a testa, diciamo, per il Brasile sia per la Croazia, e le prossime, quindi oggi diciamo, si giocano le altre due partite e vi rimando alle statistiche di Brasile e Croazia e alle informazioni delle altre due partite.